Ciao, un nuovo giorno. Oggi è mercoledì, 2 febbraio, 2022. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Giornata piacevole con il cielo a favore. Che bel mercoledì aspetta voi esterofili, è il capodanno cinese e con tanti bi e i pianeti in seconda casa potrete festeggiarlo anche voi, senza volare a Pechino, naturalmente, visto che non siete, ma si può sempre brindare alla tigre d'acqua in un bel ristorante orientale della propria città. Dunque levate la vostra coppa di grappa di rose o di riso e buon anno a tutti. A farvi buon gioco anche ai due luminari, il sole e la luna acquariani, qualche piccola grana tuttavia va messa in conto, soprattutto sul fronte familiare, con i figli che pretendono libertà, per la quale non li giudicate ancora pronti, soprattutto ora, con le insidie in rete l'ansia non vi abbandona mai del tutto. Tranquillizzatevi, il vostro astro guida Giove protegge la vostra casa e la famiglia. E una speranza, un clima di fiducia che non vi abbandona, potete sperare ancora. Alcuni problemi in amore si risolveranno come auspicato e ci sarà una nuova fiducia infusa dagli eventi e dalle circostanze. Una schiarita in un rapporto, nella coppia, le ombre si allontanano e si riprende il cammino giusto. Un figlio che dà problemi, che comporta sacrifici, che non si riesce a comprendere. I single avranno una nuova speranza, ma ci saranno piccoli ostacoli, anche di natura familiare. Mettete in conto contrattempi e imprevisti che oggi non mancheranno, in particolare c'è la possibilità che si creino dei malintesi importanti. Non avete molte alternative oggi per risolvere un problema in amore, vi conviene dare fondo a tutta la vostra pazienza e lasciar passare questo giorno. Oggi la fortuna potrebbe essere dalla vostra parte. Piccoli colpi di fortuna già nella prima mattinata per i nati di domenica e giovedì. Possibile entrata di denaro per i nati di sabato. Non tirate la corda con il vostro partner, cercate di rispettare i suoi tempi. Siate più cordiali e soprattutto non cercate il pelo nell'uovo. Avrete un periodo piuttosto critico. Cercate di avere pazienza e di essere cauti. Non fare affidamento sui falsi amici. Potrebbero deluderti nuovamente. Avrai dei momenti di stanchezza in mattinata e poi tutto a gonfie vele. Buona salute, alta vitalità. Due lavoro catturerà tutta la tua attenzione. Una relazione personale si farà più intensa. Rimanda tutte le cose noiose. Rivincita in vista con gran soddisfazione da parte vostra. In particolare qualcuno che vi sminuisce si ricrederà e dovrà ammettere di essersi sbagliato sul vostro conto. Nell'ambito delle amicizie, è prevista una piccola discussione con una persona. Un consiglio, evita le precisazioni. Tenetevi alla larga da operazioni rischiose. Oggi dovrete combattere contro il pessimismo e contro la pigrizia che ogni tanto vi assalgono. Oggi potresti arrabbiarti con uno dei tuoi figli. Non hai altra scelta che affrontarlo e parlare con lui, non sarà facile ma è necessario, e getterà le basi per un dialogo migliore in futuro. Qualche incomprensione in amore. Il secondo mese del 2022 comincia sotto ottimi auspici con diversi pianeti ben disposti per voi Sagittario. Tanto per incominciare, Saturno e Luna, poi il Sole abitano tutti insieme appassionatamente nel segno amico dell'Acquario e vi forniscono leggerezza, senso dell'umorismo, diplomazia, tutte qualità che saprete usare in campo familiare. La vostra forma fisica è ottimale, specie la salute del cuore, delle arterie, della circolazione, della pressione sanguigna e, in modo più incisivo, se siete nati nella seconda decade. Cari Sagittari, Giove è piuttosto critico, cercate quindi di mantenere la calma e non fare il passo più lungo della gamba. Occhio a litigi e separazioni, rischiate di litigare con chi vi circonda. In amore eventuali litigi possono chiarirsi in fretta, basta parlarsi. Sul lavoro, dal 4 tutto si recupererà. Sagittario ricco di inventiva e protagonista di questa prima giornata di febbraio. Sembra che le stelle siano dalla tua parte anche dal punto di vista delle percezioni delle emozioni perché quello che stai vivendo adesso è importante. Potete restare solo a casa, oppure decidere di invitare qualcuno che vi faccia davvero compagnia.
potete decidere di affrontare una nuova avventura in solitaria, oppure coinvolgere qualcuno di cui vi fidate ciecamente. Insomma, potete essere completamente autonomi, oppure voler condividere le sensazioni ed il successo, ma dipende soltanto da voi. In entrambi i casi potreste gioire o fallire, ma talvolta è meglio essere in due. Il tema del viaggio è scritto anche in questa giornata di novilunio, con la Luna, il Sole, Saturno asserragliati in acquario nella vostra terza casa, dove si parla di studi, di affari, di comunicazione e contatti, ma soprattutto di viaggi. Potrebbe trattarsi di un trasloco, di una trasferta oppure della prenotazione di un tour da effettuare più in là. Intanto con Urano in sesta casa il lavoro richiede maggiore adattabilità e flessibilità. Amore ed Eros. L'amore c'è e ci sarà, è una felice e gratificante certezza. Amate il partner e ne siete riamati, con fedeltà, sincerità e progetti per il futuro. Quel filo di gelosia in più stupisce ma fa sorridere, in tipi aperti e gioviali come voi. Qualche screzio tra fratelli, superato grazie all'affetto. Litigare che passione. È proprio questa travolgente attrazione che vi spinge a vivere tutto al massimo, va bene azzuffarsi se serve a gustare la dolcezza della pace. Oggi sarete dei peperini. Il sole amplifica la passionalità e la generosità che mettete in atto con la persona amata, specie se nati nella seconda decade. Anche Mercurio, in angolo estremamente positivo poiché nel buon vicino Capricorno, esalta il lato comunicativo di voi stessi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 13 al 18 del mese di dicembre. Sia che siate single, oppure in coppia, avrete la possibilità di fare conquiste che giungono sicuramente al traguardo sperato. Lavoro e denaro? In corso a trattative. Oltre alla professionalità giocate molto sulla vostra verve, sul fascino e sul savoir-faire, che vi valgono parecchi consensi. Lo stesso vale per i colloqui di selezione, gli esami, i contatti con il pubblico, piacete e ne siete consapevoli, incantare è un'arte che non tutti possiedono, mentre voi ne siete addirittura sovrabbondanti. Se avete la coscienza a posto e pensate di meritarvelo, esigete un piccolo aumento in busta paga, anche perché le spese in questo periodo tenderanno a lievitare. Arrivate a una mediazione positiva, che è anche un significativo accordo in campo professionale specie se il vostro è un lavoro che si svolga a contatto con il pubblico e se ha a che fare con il commercio, la pubblicità o la vendita. Benessere. Magari rispetto alla vostra immagine trovate da ridire, ma gli altri vi trovano deliziosi e non si fanno scrupolo a ripetervelo più volte, fidatevi e date una botta alla vostra autostima, è ora che rialzi le spalle. Salute ritrovata, potrebbero assumervi come testimonial di una buona marca di integratori. Concedersi, ogni tanto, un oggetto del desiderio o un capo d'abbigliamento extra lusso è un modo per gratificarsi e per godere del momento in cui lo utilizzate. Attenzione che non diventi un'abitudine. Per lei, entusiaste di un film che smuove le vostre emozioni e vi aiuta a guarire certe strane fissazioni. Peccato che gli amici non condividano, ma non si può essere sempre d'accordo su tutto. Per lui, per l'amato bene e per i vostri pupi affrontate spese importanti, ma se il posto di lavoro è sicuro e avete le spalle coperte, perché no? Colore delle emozioni, celeste pallido. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 10, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.